Va bene, bella gente YouTube, sono il vostro Master 93 e Sbeccio, sono ragazzi, bentornati a tutti quanti su un nuovo vlog informativo sul mondo di Battlefield 5. Prima di tutto voglio ringraziare pubblicamente il team degli Airflow Gaming, grazie ragazzi per appunto la magnifica maglietta che mi hanno inviato qualche settimana fa, se non mi sbaglio 2 settimane fa, per appunto la nostra unione, la cooperazione che c'è tra il mio canale di Twitch e questa community italiana di gamer che disputano anche tornei a livello internazionale. Detto questo, ragazzi, oggi sono qui per parlarvi della patch che è stata rilasciata oggi, il 29 di gennaio 2019. Allora, ragazzi, i cambiamenti ci sono stati. È incredibile, è strano a dirsi, ma qualcosa è cambiato, come anche per esempio la telecamera che mentre mi sposto io fisicamente, lei mi continua a seguire. Può darvi noia? Lo so, ma sono cazzi vostri, perché alla fine la tecnologia impone adattamento, impone il voler capire e comprendere una cosa e magari accettarla per quella che è. Questa, ragazzi, è il futuro. La piccola Osmo Pocket riesce a fare queste piccole magie. Detto questo, ragazzi, la patch ha portato migliorie sostanziali a livello del gameplay, soprattutto per una meccanica che ci ha fatto veramente dannare negli ultimi 3 mesi, ovvero la visibilità. La visibilità di Battlefield 5 penso sia stata la peggiore di tutta la serie, perché chiariamoci, la grafica è sporca, non è una grafica nitida, né tantomeno ti permette di capire dov'è una persona sia in movimento che tantomeno quando è ferma. Quando le persone su Battlefield 5 sono ferme in una posizione, magari dietro a una roccia, davanti alla roccia o semplicemente in piedi, in mezzo anche a un deserto, non le riesce a vedere perché la visibilità di Battlefield 5 è veramente qualcosa di obbrobrioso. Questo argomento lo ha trattato anche Jack Frag, che lo segue ovviamente, penso quasi tutti. Avrete visto sicuramente il suo video test che ha fatto su Devastazione, in cui stava fermo e la gente lo oltrepassava e non lo vedeva neanche nel mentre che si voltavano. E questa cosa sarà successa praticamente a chiunque, è successa a me durante le partite in privato, che durante le dirette, a moltissimi di voi. Proprio il fatto è che né mentre che noi corriamo o semplicemente stiamo anche camminando, se di fianco a noi, a distanza di pochissimi metri o addirittura di pochi centimetri, c'è un avversario sdraiato, noi non lo vediamo. È una cosa che non riusciamo a comprendere, come mai i poligoni dei personaggi, quindi i poligoni di queste entità virtuali in Battlefield 5, siano così dannatamente difficili da individuare dall'occhio umano. Sugli altri Battlefield questa cosa era meno marcata, soprattutto per il fattore che esisteva lo spotting, ma come altra cosa secondaria, proprio i poligoni stessi dei personaggi erano molto più visibili e soprattutto più marcati, magari al di sopra delle texture della mappa. Dunque, anche se c'era una persona ferma in un punto, noi lo riusciamo a vedere anche dalla distanza o quando specialmente si muovevano in campo aperto, riusciamo a capire perfettamente che direzione stavano prendendo o da dove stessero arrivando. Però, appunto, su Battlefield 5 questa cosa non è successa. Su Battlefield 5 i primi 3 mesi, ragazzi, soprattutto nelle mappe come Devastazione, Fjell e Narvik, è stato praticamente un fottio mentale. Ovviamente tutti quanti odiano Amada, perché Amada è un dito in culo. Amada è la mappa più luminosa della storia di Battlefield, nonché la mappa più frustrante, soprattutto per il livello di grafica che non ti permette proprio di vedere niente che si muove davanti a te o che semplicemente è coricato sopra una roccia. Dunque, queste tipologie di mappe, dove la visibilità è scarsissima, sono il nido, il mondo preferito, l'apoteosi, il paradiso dei camper. Purtroppo non stiamo parlando di quei camper forzati per via delle meccaniche di gioco, come per esempio il supporto che deve starsene tranquillo. Magari intanto mi è arrivato un messaggio con un bipiede in una posizione specifica per poter utilizzare un MMG o uno scout, che lo vogliate o meno, lo scout ha bisogno di starsene nascosto perché ora come ora, su questo quinto capitolo, non ha proprio le armi necessarie per poter fronteggiare gli avversari in close quarters, se non a meno che abbiamo il culo di fare uno scoop proprio rapido, tirar fuori la pistola e shottarlo. Ma nei maggior casi, nei maggior proprio momenti della nostra vita, se fronteggiamo un qualsiasi nemico in distanza molto ravvicinata,
abbiamo pressoché la morte davanti agli occhi, sempre se non utilizziamo magari il revolver che ci aiuta sia a shottare con un colpo in testa che con due colpi, massimo tre, a eliminare un avversario full vita. Ora, dopo la patch, l'illuminazione generale del gioco sembra aver avuto una drastica, diciamo, fermata. L'hanno completamente, diciamo, stabilizzata, tant'è che durante la streaming che ho fatto oggi su Twitch, all'interno della mappa di Rotterdam, avevamo visto chiaramente che la grafica era finalmente più nitida. Non era più presente quella fastidiosa nebbiolina, che non era neanche un'opzione grafica, come per esempio, fate conto, l'aberrazione cromatica, il filtro, che sono tranquillamente eliminabili dalle opzioni del PC a livello grafico, perché queste cose, oltre ad appesantire il PC, cioè a livello grafico, appesantiscono le prestazioni. Danno noia agli occhi perché occludono ovviamente quelli che sono magari i bersagli nascosti o coprono di dettagli inutili delle zone che sinceramente non potrebbero fregarci nulla e dunque possiamo avere anche degli effetti negativi sul nostro gameplay. Su Rotterdam la visibilità era ottima. Finalmente non c'era più un filtro sporco che impediva ai nostri occhi di capire cosa ci fosse davanti a noi oltre i 20 metri. In più è stata migliorata la visibilità attraverso i mirini, dunque i red dot, i reflex e i mirini in ferro. Dunque adesso quando noi miriamo abbiamo effettivamente l'immagine davanti a noi bella nitida. E questa cosa è stata anche implementata nell'ottica dello scout, che risulta meno sporca anch'essa nel mentre che stiamo mirando nella lunga distanza. Ora l'ottica è meno soggetta a quella polverina che era all'interno, che comunque faceva parte dell'ambiente circostante, che il più delle volte, ragazzi, non ci permetteva veramente di capire anche dove fosse un bersaglio fermo, il che è veramente abbastanza critico. Una cosa che hanno aggiunto con questa patch è anche il discorso di un'aggiunta, che mi sono ripetuto, però va bene. Di un'icona che lampeggia quando la nostra vita è bassa. Se veniamo colpiti in modo critico e dobbiamo curarci, il gioco ci attirerà l'attenzione sulla parte bassa del nostro televisore, se giocate su console o il vostro monitor, ci avviserà con un cerchio che incomincerà a lampeggiare sul tasto che dobbiamo premere, sia su tastiera che il vostro controller, per rigenerare la nostra vita, quindi utilizzare le nostre bende portatili. In più, quando noi utilizziamo una benda, la barra della vita, dato che sapete che solitamente la barra della vita è bianca, verrà coperta da una barra gialla che si caricherà. Questa barra gialla è praticamente la nostra vita che riprende dal punto in cui è stata fermata per poi diventare piano piano bianca, il che vuol dire che abbiamo rigenerato la nostra salute. Sono piccoli dettagli che magari aiutano quei giocatori che hanno avuto sempre difficoltà nel capire quali sono i tasti da utilizzare per appunto approfittarne di queste nuove meccaniche come la possibilità di curarsi da soli con le bende con qualsiasi classe. O magari utilizzare anche le sacche di munizioni, che però questa cosa non l'abbiamo ancora testata. Una cosa che ho apertamente detto e che si è notata all'interno della streaming è che dopo questo aggiornamento, soprattutto su Rotterdam, dove finalmente questa illuminazione è stata nettamente migliorata, ho provato, dopo 3 mesi, piacere a giocare a Battlefield 5. Ho provato quella sensazione di dire wow! La scena in cui un Stuntiga stava sparando dalla bandiera D, quindi quella bandiera dove solitamente c'è una piazza distrutta, non la bandiera C, attenzione, verso la bandiera B, che è il palazzo che hanno mostrato miliardi di volte nel trailer, vedere quel missile venire sparato all'esterno del cannone del Tiga per poi esplodere in bellissimo fragore e una bellissima nuvola di pura cenere, fuoco e detriti, con finalmente la nitidezza necessaria per finalmente godersi la scena, mi ha fatto dire wow, finalmente DICE sta andando verso il punto giusto. Ovvio, mai cantare vittoria, ragazzi, non bisogna mai abbassare la guardia. Ora questo aggiornamento, come ben sapete, ha aggiunto anche nuove possibilità di allenamenti all'interno del poligono, che però alla fine sono veramente cose inutili perché un dettaglio che non ha senso, a mio avviso, è inutile che mettano nel poligono di tiro l'allenamento con i gadget, per esempio il Panzerfaust e il Piat, contro dei veicoli che non sono veicoli. All'interno di questo poligono hanno messo una sagoma di cartone ferrato, che non permette ai giocatori di capire come funziona realmente un gadget, perché
con quel bersaglio lì, DICE impone unicamente la possibilità di imparare la balistica dei gadget come il Panzerfaust e il Piat, che alla fine la si impara direttamente nel gioco, non serve una zona di allenamento. La cosa che io non capisco è il perché bisogna implementare una sagoma di un carro armato che non fa capire ai giocatori cosa stai danneggiando. Perché se avessero messo un veicolo tridimensionale, fate conto, non so, un Tiga, un Valentine, magari tutte le tipologie di veicoli, dal leggero al trasporto, al medio al pesante, i giocatori con le munizioni infinite e la possibilità di utilizzare i gadget a profusione avrebbero capito quali sono i punti critici da colpire in un mezzo che si muove, per esempio cingoli, torretta, motore e compagnia bella, per avere dei vantaggi contro determinate tipologie di veicoli. Facendo così invece DICE se ne lava le mani dicendo: boh, voi avete la vostra piccola sagoma di ferro che mostra un carro armato, ma siamo lì, manca ancora qualche rifinitura al poligono, e sicuramente se in futuro aggiungeranno questa possibilità di veri veicoli che si muovono avanti e indietro solo mossi dal gioco per farti allenare, a mio avviso è qualcosa di più decente e interessante, come la possibilità di aggiungere una modalità sempre nel poligono con i bot. Non dico bot che si muovono e ti sparano addosso, ma dei bot, cioè dei personaggi che stanno fermi e aspettano di essere fucilati, uccisi con gli assassini, le granate e i gadget, proprio per far capire anche ai giocatori con le singole armi dove quell'arma è efficace, se all'altezza del corpo, del collo, della testa, quale arma bianca è migliore, anche se i danni da arma bianca non sono uguali a Battlefield 1, e soprattutto quali gadget sono migliori da utilizzare contro la fanteria rispetto ad altri. Una cosa che esisteva in Battlefield 1 nella versione della modalità competitiva, quindi quella modalità che sinceramente nessuno si è cagato alla fine dei conti, però all'interno di questa modalità avevano aggiunto un allenamento che permetteva ai giocatori di uccidere dei dummy, cioè dei personaggi non giocanti raffiguranti, non so, la classe del medico, del cecchino, dello scout e dell'assalto, che potevano essere eliminati liberamente in mezzo alla mappa, che in quel caso era il deserto del Sinai, ed erano piazzati in modo, diciamo, abbastanza randomico o comunque preciso all'interno della mappa, per permettere ai giocatori anche di provare a sparare da distanza verso questi bersagli. Insomma, questo è stato un attimo off topic, ragazzi, però per farvi capire cosa potrebbero fare in DICE per aggiungere ulteriore carne al fuoco e migliorare il titolo. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento, se anche voi avete visto questa modifica nella, diciamo, illuminazione generale del gioco, se anche voi pensate che la grafica sia stata nettamente resa più nitida rispetto a prima, cioè a ieri, che ci abbiamo giocato anche durante una streaming, abbiamo visto questo netto cambiamento. Io come sempre, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace unicamente solo se il video vi è piaciuto realmente, di lasciare un non mi piace se quest'ultimo non vi fosse piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale per continuare a seguire nei futuri video di Battlefield 5, di iscrivervi al canale di Twitch per continuare a seguire nelle future live sempre di Battlefield 5. Ma attenzione, da domani, che è il 30 gennaio, arriverà Subnautica Below Zero, quindi inizierà la nuovissima serie in streaming solo ed esclusivamente per Twitch, mentre le live di Battlefield 5 verranno spostate probabilmente solo al sabato su YouTube. E come sempre vi invito a condividere questo video sui vostri social network per aiutare il canale a crescere. Forse questo l'ho già detto, ma quando io sapete che ho la memoria che sbaga la merda, vi invito a iscrivervi al canale di Twitch per continuare a seguire nelle live. E l'ho già detto, ma basta figa, basta.